Sono arrivate le nuove MT-09 e Tracer 9 e noi siamo qui a raccontarvi le loro straordinarie caratteristiche principali. Queste moto sono il risultato delle migliori esperienze di Yamaha e delle conoscenze acquisite sui campi di gara in MotoGP. L'eccezionalità di questi due nuovi modelli sta nel fatto che applicano nel dettaglio tutti gli ultimi ritrovati tecnologici di Yamaha al prezzo di una comune moto da usare tutti i giorni. Le nuove MT-09 e 309 sono più funzionali rispetto ai modelli precedenti. Ogni loro dettaglio, contenuto ciclistico, elettronico e motoristico non scende a compromessi con i costi produttivi industriali. Questi due modelli hanno molte cose in comune, a partire dalla dotazione elettronica, il motore e la ciclistica. Quindi, per iniziare a scoprirle, partiamo subito dall'analisi di questi elementi. Per MT-09 e 309 abbiamo progettato un nuovo motore, ancora più performante e pronto alla risposta a gas, il tutto rispettando le normative Euro 5. Per godere di una maggiore coppia e quindi elasticità del motore, abbiamo incrementato di 3 mm la corsa del pistone. Per far ciò abbiamo riprogettato l'albo motore, le bielle e i pistoni, e questi ultimi sono rimasti dello stesso diametro del modello precedente, 78 mm. Con questa singola modifica dimensionale, la cilindrata è cresciuta di sole 43 cc, ma abbiamo ottenuto un valore di coppia molto più alto, un regime più basso, 1400 giri più in basso rispetto al vecchio modello, senza aumentare l'ingombro laterale del motore e il suo peso. Così facendo, abbiamo ottenuto il massimo per i piaceri di guida. Per migliorare il rendimento globale del motore, abbiamo riprogettato anche la testa con dei nuovi condotti di minor volume, maggiorato anche i suoi intercapelli nel circuito dell'acqua interno. Il sistema di distribuzione è stato completamente rivisto, chiaramente nuovi alberi a cam, una nuova catena di distribuzione, un nuovo tenditore idraulico riposizionato non più sui cilindri ma sulla testa, un nuovo corpo affallato completamente ride-by-wire, non ci sono più i cavi d'acciaio alla carrucola, gli iniettori sono stati allontanati, montati sul corpo affallato, e un sistema di scarico ed aspirazione completamente nuovo sia per l'Euro 5 ma anche perché è stato progettato da Yamaha Music, quindi il sound è stato ingegnerizzato. Il circuito di raffreddamento è stato anche completamente rivisto, nuovi passaggi, condotti più grandi e una nuova valvola termostatica. Si ricorda che anche per questo modello abbiamo mantenuto l'offset dei cilindri di 5 mm. In merito alla trasmissione abbiamo adottato la frizione antisettellamento di tipo autoserrante. Oltre ad assolvere il funzionamento tradizionale della classica antisettellamento, il sistema autoserrante permette di abbassare tantissimo il carico delle molle e delle spingidisco, permettendo di ottenere un comando della frizione molto confortevole.